Ma che ne sanno, amore, Victor, sta gente? Scusate, ma continuo a ricevere telefonate. Il mio telefono squilla dalla mattina alla sera, quindi se vedete che vado in pausa è perché continuo a ricevere. In pausa è perché continuo a ricevere telefonate di lavoro e quant'altro. E vabbè, di gente che vuole fare interviste e cose. Però adesso sono con voi, quindi. No, ragazzi, non è il wifi, è perché ricevo la telefonata. Ma ce la fai, tesoro? Quando ricevi le telefonate, il video va in pausa, ignorante. Grazie. Ciao Luca, quando verrò giù a Laveno ci vedremo senz'altro. Allora, mamma, sto vestito. Ah. Vedete le palme che fa Puglisi, che fa Fausto? Ciao Daniel! Che taglia ho di seno? Ho un'ottava. Dipende poi da tante cose, dai reggiseni, dai vestiti, da tante cose. Tesoro, lo troverai anche alla bancarella un vestito del genere? Vai, compralo. Ovviamente non è un Fausto Puglisi, è un vestito della bancarella. Adoro Gran Bollito, è un film stupendo. Allora, vediamo allora, perché c'è. Allora, vediamo un attimo. Oddio, scusate. Richieste, no. Volevo cercare di invitare una persona, ma non riesco a invitarla nella diretta.
Quindi. Ma cavolo è che. Mamma mia, ma com'è diventato difficile? Ma che cosa c'ha? Ah. Boh. A Messina, vabbè, in Sicilia, scusate. Ciao Paolo Stella. In Sicilia ci sono stata tante volte. Io non ho Tinder, tanto come cavolo si chiama. Io non ce l'ho, ci manca solo quello, ma figuriamoci. Quindi se vedete un profilo non sono io su Tinder perché io non ce l'ho. Jane Birkin mi piace moltissimo, sì. Cosa consiglio per gli zigomi e le protesi? Non mettete perché i filler, sì, dipende che cosa volete ottenere. Se avete la necessità di avere sempre degli zigomi molto voluminosi, io consiglio solitamente la protesi, perché i filler diciamo che comunque si riassorbono, quindi se avete la necessità veramente di avere il volume, prima inizierei con i filler per vedere l'effetto che volete, poi col tempo opterei per una chirurgia con delle protesi. Sono stata a letto con un nero, assolutamente sì. Con Ospetec lo conosco molto bene, avevo fatto un provino, ci conosciamo, ero stata da lui per fare appunto un film, però poi dopo effettivamente io per quel ruolo non ero indicata, è stata presa un'altra persona e nulla. Ciao Luca, ma sicuramente lavoreremo assieme. Vai sugli sci, ma ci mancano solo quelli! Mamma, gli sci! Ah, la Daisy, ciao amore! La mia amica e mia parrucchiera. È una ragazza dolcissima, straordinaria e anche molto brava. Poi dimmi com'è andata per quella cosa lì. Mamma, rotolare dalla montagna, ragazzi, ma se io vado sugli sci e cado mi spacco tutta. Cioè, avete presente? Mio Dio, terribile. Dottore Emanuele Bevilacqua, ciao tesoro, buonasera a te. Ce l'ho aperti. Vilma De Angelis, ma è meravigliosa! Ma Vilma De Angelis è stupenda! Ma dai, io adoro! Ma però chi me l'ha chiesto? Loro non sanno chi è Vilma De Angelis, tesoro, perché sono troppo giovani alcuni. Sì, l'ho comprata da Annabella anni fa, certo. Adesso ti invito, Antonio, è che sono imbranata e non sono capace a farlo. Cioè, non è un problema io che non riesco a farlo. Oggi sembri Vittoria Schisano. Beh, voglio dire, Vittoria è, a parte che è un'amica,
E poi è una persona, una grande professionista, è un'attrice, l'abbiamo appena vista comunque a Ballando sotto le stelle, a Ballando con le stelle, vabbè, scusate. E cioè, io l'adoro comunque, ci sentiamo, ci messaggiamo, è una bella persona, Vittoria. Ciao Janet, amore! Tesoro mio, Janet Fischietto è un'artista strepitosa, ci conosciamo da tantissimi anni. Lei è la regina, una delle regine del burlesque, ovviamente in Europa è la più famosa, non solo, anche, a lei, anche oltre Europa. Però noi ci siamo conosciute quando lei era veramente una bambina, una ragazzina, e ci vogliamo molto bene. Certo, Madonna mi è sempre piaciuta. Madonna, come fa a non piacermi Madonna? Però vi voglio dire una cosa. Madonna mi piaceva nel periodo anni 90, primi anni 2000. Mi piace tuttora perché io credo che un'artista di questa portata mondiale vada sempre apprezzata. Però rispetto a quegli anni mi piace un pochino meno, ecco. Io sono legata al ricordo di Madonna degli anni 90, primi anni 2000. Anche quando dite delle canzoni, ah, ma la canzone è antica, c'è un successo anche di una canzone che voi non apprezzate perché magari non conoscete o ritenete antica, un successo che ha fatto, che ha venduto migliaia di dischi, va rispettato perché comunque ha avuto successo. In quel video è stupenda, sì. Grazie tesoro, sta meglio, sta meglio. Sta con il cortosane, amo calle. Gli ABBA mi piacciono molto, certo. Ciao, ciao Velena, amore, un bacio grande.